settima edizione di In Vino Civitas, il salone espositivo del vino qui a Salerno. Innanzitutto vi chiedo come nasce l'azienda Guerritore. Dunque, nasce 13 anni fa, avevamo a disposizione questa proprietà e abbiamo cominciato a impiantare la prima vigna. Dopodiché piano piano ci ha preso la mano e poiché era un sogno quello di impiantare un'azienda, piano piano abbiamo vitato tutti i 5 ettari che avevamo a disposizione e siamo qui. Diciamolo che il vostro territorio di riferimento è? Baronissi. Tra l'altro noi abbiamo fatto anche un carotaggio per stabilire la qualità del terreno prima di impiantare la vigna e il nostro terreno è limo argilloso di origine vulcanica, quindi perfetto per la produzione del vino. E quali vini ci proponete in degustazione quest'anno? Ricordiamo, ne approfittiamo, che ieri vi è stato conferito anche il premio Arechi dell'edizione di questo In Vino Civitas per il miglior rosso e voi avete vinto con Fusara. Fusara è uno dei tre vini che è un aglianico in purezza e fa 18 mesi in barrique, legno francese del 2020. Poi abbiamo un Merlot in purezza che sempre fa 18 mesi in barrique 2020 e poi abbiamo un Fiano sempre in purezza e fa acciaio del 2021. Cosa rappresentano le etichette che vediamo sulle bottiglie? Allora, noi oltre al vino naturalmente volevamo rappresentare maggiormente il nostro territorio con le etichette. Le etichette rappresentano i tre campanili che si vedono dalla vigna e anche i nomi che prendono sono le tre frazioni che ci circondano, quindi Acquamela, Fusara e Cariti.